Siete pronti allo scontro? Siete curiosi di sapere come è fatto questo bersaglio? Bene, sul tavolo ne trovate diversi esempi. Come potete notare toccandoli, si tratta di dischetti leggeri, tipicamente lisci, più o meno spessi. In realtà, in laboratorio non tocchiamo i bersagli con la stessa disinvoltura con cui lo fate voi ora. I ricercatori utilizzano infatti guanti e mascherina per preservare la purezza del bersaglio, per non sporcarlo. Chissà quali schifezze stanno sulla nostra mano, residui della colazione, sporco raccolto involontariamente sui mezzi pubblici, eccetera. E quali danni potrebbe fare la nostra bocca? Ad esempio, lo sapete che in molti dentifrici è contenuto il fluoro? E che questo elemento è molto fastidioso per le nostre misure? Ma visto che lavarsi i denti è caldamente consigliato anche per noi ricercatori, preferiamo utilizzare la mascherina per proteggere i bersagli. Ma dove montiamo i bersagli? Tranquilli, non costringiamo nessuno a reggerli per tutto il tempo. Il bersaglio si installa su uno specifico portabersaglio, che potete trovare sul tavolo. Non è altro che un tappo che chiude la nostra linea di fascio sottovuoto e su cui avvitiamo il bersaglio stesso. Avete notato quei due tubi sul retro? Sono tubi che permettono di far scorrere acqua fredda dietro al bersaglio. Così come applaudendo sentiamo riscaldare i nostri palmi, allo stesso modo infatti il fascio, sbattendo sul bersaglio, lo riscalda, fino a raggiungere anche 1000 gradi, e dunque va opportunamente raffreddato. Bene, a questo punto abbiamo il fascio e abbiamo il bersaglio. Dobbiamo solo aspettare che la fusione avvenga. Ma come ce ne accorgiamo? Ci arriva forse una notifica sul cellulare? Purtroppo questo non è possibile e ci servono degli strumenti speciali, i rivelatori, che disponiamo attorno al nostro bersaglio. Potete farlo anche voi sul nostro modellino. Come funzionano questi oggetti che sembrano delle scatole da scarpe impilate o delle strane creature dal naso particolare? Il prodotto della nostra reazione, passando attraverso il materiale dei nostri rivelatori, lascia una traccia che viene trasformata in un segnale elettrico che a sua volta viene salvato sul PC. Avete mai giocato a Forza 4? Bene, i nostri rivelatori funzionano in modo simile. Per ogni traccia di uguale intensità mettono un gettone in una delle colonne. Se dovessero registrare tracce più intense, quindi più energetiche, metteranno il gettone in una colonna più a destra. Se la traccia è meno intensa, il gettone verrà messo a sinistra. Quello che si verrà a formare si chiama spettro e presenterà una forma simile a quella che trovate sul banco. Come notate, presenta un bel picco all'energia che sappiamo corrispondere alla nostra fusione. Ma rimane ancora un piccolo problemino, la radioattività ambientale, dovuta ai nuclei radioattivi presenti nell'aria, nelle pareti del nostro laboratorio e perfino nel nostro corpo. Pensate che ogni secondo produciamo 70 decadimenti radioattivi per ogni chilogrammo. I nostri rivelatori vedono anche questa radioattività e non sanno distinguerla da quella della fusione. Per questo motivo tutto il sistema di rivelatori è rinchiuso in un sarcofago di piombo, che fa da scudo contro la radioattività ambientale.